Ciao a tutti da JGR Studios, il nostro canale dedicato alle lezioni, recensioni e tutorial sull'audio recording. Non dimenticate di iscrivervi cliccando sul pulsante sotto a destra per rimanere aggiornati in tempo reale e ricevere quindi notifica dei nuovi video caricati. Oggi affronteremo un argomento molto complesso e molto spinoso, che normalmente genera flames nei gruppi Facebook e anche in altri social. Stiamo parlando del vinile, quindi del disco in vinile. Sono tornati ormai di moda quelli che noi vecchi consumatori di puntine adoravamo, che acquistavamo ed ascoltavamo insieme agli amici a casa di qualcuno che avesse un bell'impianto, muniti ovviamente di pizza, birra e patatine. Era un momento veramente social, nel vero senso della parola, che venne poi comunque soppiantato dai CD proprio negli anni 90. Ma come ogni moda e come anche i rigurgiti, il vinile ogni tanto torna su. Non sono mai stato un amante del supporto vinilico, diciamolo, perché comunque possiede dei limiti tecnologici che costringono chi fa i mix e ovviamente chi fa i master a modificare, a volte mutilare il proprio risultato per poterlo inserire all'interno del disco. Ho sempre preferito, analogicamente parlando, il nastro, molto più dettagliato e meno tagliato del vinile. Ma anche in quel caso il supporto fisico fa una grossa differenza, ovviamente. Anche lì ci sono nastri scadenti e nastri di una certa qualità. Ma come potevamo rinunciare ad un tutorial sul mastering per il vinile? Molte sono state le richieste e quindi siamo pronti per spiegare e capire come creare un buon cutting o preparazione del master prima di inviarlo alla stampa su vinile. Ma prima di addentrarci in questo lavoro di mix, dovremmo capire, quantomeno dovremmo spiegare, come funziona acusticamente un vinile, ossia come possiamo o non possiamo fare un master affinché possa essere registrato sulla traccia che poi creerà il negativo per stampare il disco in vinile. Una testina si muove nel solco del disco lateralmente e verticalmente per leggere e ricreare lo stereo. I suoni più forti, dinamicamente parlando, sono depositati sui solchi più larghi e profondi. Se avessimo un suono troppo forte, la testina salterebbe fuori dal solco. Le frequenze basse occupano più spazio di quelle alte e ovviamente la testina ha difficoltà nel muoversi abbastanza velocemente, creando a volte distorsione proprio nelle frequenze alte. Per compensare questo problema, la RIAA, ossia la Recording Industry Association of America, ha pensato ad una curva di equalizzazione che possa tagliare i bassi fino a meno 20 dB prima che l'audio arrivi all'incisione della lacca e alzare gli alti affinché sovrastino il rumore della superficie stessa. Nella fase di playback, quindi quando noi riascoltiamo la lacca, una curva inversa, sempre creata dalla circuiteria del preamplificatore RIA, creerà un boost sui bassi e riporterà tutto al livello originale, si fa per dire, tagliando quindi gli alti per ricreare quelle alte frequenze e quindi controbilanciando e riducendo il rumore della superficie. Già si capisce quanto sia complicato ricreare fedelmente le frequenze inviate all'incisione. Siamo pronti per preparare il nostro master. Ci sono diverse regole per rendere il master pronto per il vinile, evitando che venga troppo massacrato da chi lo stampa nella fase di cutting. Cerchiamo di seguirle scrupolosamente. Prima di tutto, evitiamo di usare tracce clippate. Qui aprirò il mio progetto e vediamo già un master preparato per il CD ed un master preparato per il vinile. Un master di questo tipo, dove le tracce appunto vengono caricate fino a 0 dBFS con leggeri clipping, questa traccia creerà una fastidiosa distorsione che risulterà ancora più distorta una volta messa sul vinile. Cerchiamo quindi di mantenere sempre un RMS sui meno 10 dB con picchi che si aggirano sui meno 6, meno 9, ovviamente sempre ed esclusivamente riferito ad un 0 dB VU. Se non stiamo attenti a questo, chi stamperà il vinile sarà costretto a correggere le tracce con costi aggiuntivi e risultati dubbi. Lavoriamo a priori, magari utilizzando un deesser, non soltanto sulla voce, ma anche sui piatti, sulle chitarre distorte, sulle trombe, sui violini, cercando quindi di limitare al massimo le sibilanti su tutto il master. Per fare questo utilizziamo un compressore in Studio One. Attraverso la funzione di sidechain selezioniamo un range di frequenze tra i 6.000 e i 12.000. Ad esempio, in questo momento io invierò la mia traccia mix al bus 3, dove ho inserito
un sistema di compressione inside chain che fa questo tipo di lavoro, per cui tutte le frequenze comprese tra i 6.000 e i 12.000 vengono compresse e quindi attenuate per evitare di avere delle grosse sibilanti. Ovviamente questo è uno dei sistemi di correzione, ma questo accorgimento dovrà necessariamente essere fatto in fase di mix, non in fase di mastering. Lo applichiamo in fase di mastering per cercare di correggere un po' il nostro mix. Vedremo poi come alla fine, attraverso le correzioni, non avremo un grosso risultato, proprio perché queste operazioni vanno tutte eseguite nella fase di mix, nel momento in cui si pensa di voler stampare il nostro mix sul vinile. In alternativa io utilizzo il Vice DS1, che contiene al suo interno un eccellente sistema di deessing creato appositamente per lavorare su quelle frequenze interessate dai piatti e anche dagli altri strumenti acuti. Abbiamo visto già in un altro tutorial come utilizzare il nostro DS1 MK3. Per poter ottimizzare al massimo il nostro master dovremo ovviamente limitare gli alti ed i bassi in frequenza. Per fare questo utilizzo un equalizzatore, nel nostro caso il Pro EQ è abbastanza funzionale, dove creeremo un low cut e un high cut puntandoci sulle frequenze estremamente basse che sono presenti in questo mix, che rendono il mix molto particolare, molto radiofonico, estremamente compatibile con tutte le piattaforme digitali, ma poco compatibile con il nostro vinile. Dovremo quindi necessariamente puntarci dai 20 ai 40 Hz e fare un taglio drastico di 48 dB d'ottava, applicare magari un piccolo boosting sulle frequenze basse per evitare che vengano troppo amputate a livello percettivo, ed applichiamo un secondo taglio sulle frequenze alte puntandoci sui 15.000, sempre con un taglio di 48 dB d'ottava e boostando leggermente, anche in questo caso di 2 dB, le frequenze che si trovano sui 7.000-8.000. È soltanto una questione di percezione acustica, ma aiuta leggermente a non distruggere troppo il nostro mix. Se non ci piace il risultato ottenuto con il Pro EQ, potremmo fare la stessa identica cosa utilizzando il Pro Q3 della FabFilter, molto più chirurgico e più funzionale rispetto al Pro Q di Studio One. Da notare che alcuni circuiti di somma dei mixer analogici possiedono già una sorta di equalizzazione di questo tipo, mi sto riferendo appunto ai sommatori analogici e ai mixer, i banchi desk in particolare, che hanno già di default questo piccolo low cut e high cut sul master in uscita. Altra operazione da fare è rendere mono compatibili i bassi, ossia centrare i bassi o le frequenze basse sul mid del segnale stereo. Questo per evitare che vi siano dei segnali bassi stereo, ovviamente, o che vadano in controfase, che possono far uscire la puntina dal solco. Questo perché? Perché i bassi, essendo meno direzionali delle frequenze alte, possono anche essere resi mono. Ovviamente, in base al tipo di mix, al tipo di brano, dovremo necessariamente pensare a questo tipo di problema qualora dovessimo mettere il nostro mix o master sul vinile. In alternativa, il modo migliore di questo è utilizzare lo splitter di Studio One in modalità frequency, vediamo come, inserendo lo splitter post EQ, facendo in modo che il frequency split porti sul lato sinistro le frequenze basse e sul lato destro le frequenze alte. Puntare lo splitter con un crossover sui 180 Hz, queste frequenze basse vanno nel nostro dual pan che verrà settato in modalità mono. Questa operazione potrebbe essere potenzialmente distruttiva, perché una volta sommati i bassi, soprattutto dei sintetizzatori stereo, potrebbero leggermente annullarsi proprio per problemi di fase e quindi distruggere il lavoro di mix che avevamo pensato e messo su CD o distribuito nelle piattaforme digitali. Possiamo anche fare lo stesso utilizzando un equalizzatore in modalità MS. Chiaramente questo accorgimento migliora l'inserimento del master sul vinile, ma danneggia, come vi dicevo, le frequenze basse dello stereo, cosa che potrebbe, ad esempio, nel rock influenzare i bassi dei toms della batteria, rendendoli più poveri e meno carichi sulle basse. Potremmo, nel caso, trasformare, come vi dicevo, in MS il nostro segnale, quindi utilizzare il compressore come deessing, passare nell'EQ che taglia bassi e alti, poi utilizzare il mix tool in modalità MS, quindi trasformare in MS il nostro segnale, quindi trovarci ora lo splitter che ci porti il segnale mid
sul lato sinistro e il segnale side sul lato destro. In questo modo io taglio dal segnale side tutti i bassi, facendo sì che soltanto il mid contenga le informazioni relative al basso. Questo mi aiuta perché non devo sommare i bassi del canale destro e canale sinistro mandandoli in controfase, ma li cancello soltanto proporzionalmente sul canale side. In questo modo il mio canale mid conterrà tutte le informazioni sui bassi che non verranno contenute quindi nel segnale del side. Dovrò poi riaprire un secondo mix tool che ritrasformerà il mio segnale MS in segnale stereo. Ascolteremo tra un po' tutte le varie tipologie di effetto. In alternativa, un'altra alternativa è quella di utilizzare, come vi dicevo, il Vice DS1 come deesser, il FA filter come taglio delle nostre frequenze alte e basse sul master e il BX XL2 della Plugin Alliance, un mastering limiter MS che mi consente attraverso l'opzione Mono Maker di trasformare tutte le frequenze dai 180 Hz in giù in mono, per cui questo tipo di limiter lavora già in modalità mid, mid high e mid low e in modalità side, come vediamo, quindi in MS. Ovviamente il master poi dovrà riguadagnare leggermente qualcosa rispetto al mix originale, ma vedremo poi in base al tipo di mix, al tipo di suono che entrerà in questi plugin, come utilizzarli al meglio. Uno strumento da tenere sempre d'occhio è la fase, ossia il correlatore di fase che ci mostra i momenti in cui il brano potrebbe andare in controfase. Studio One ne possiede uno abbastanza utile, per cui teniamo sempre d'occhio la nostra fase all'interno del mix e il correlatore di fase che rimanga sempre in questa posizione. Questo perché nel momento in cui avremo delle inversioni di fase dovute ad esempio ad effetti di psicoacustica che noi potremmo inserire nei mix, come ad esempio degli stereo expander, degli effetti di tridimensionalità, degli effetti di appunto manipolazione della fase all'interno del mix, una volta che il nostro master finirà sulla lacca potrebbe generare un'incongruenza di fase e quindi far sì che la testina non riesca a leggere in quel momento le nostre informazioni ed uscire nuovamente dal solco. Soprattutto questo è un fattore importantissimo sulle frequenze basse. Qualora il nostro mix avesse questo tipo di problemi, saremo comunque costretti a ritornare in fase di mix e aggiustare il problema togliendo gli effetti di psicoacustica o equalizzandoli tagliando nei bassi. Facciamo comunque sempre un check del nostro master cliccando sul pulsante mono che troviamo qui per vedere cosa viene cancellato nel momento in cui i segnali stereo vengono sommati. Andiamo prima ad ascoltare il nostro master per il CD. Ho utilizzato un brano che ho prodotto qualche mese fa che si chiama Equidistante, cantato da Giorgia Igliozzi, lo trovate anche su YouTube, e per motivi di copyright non ho potuto utilizzare brani di altri artisti con cui collaboro normalmente, ma questo già contiene tutte le informazioni necessarie per poter capire come funziona un mastering su vinile. Andiamo in play. Notiamo come la prima parte del pianoforte sia in controfase, ma non sulle frequenze basse. Il mix si muove già nella prima parte tra i meno 12 e i più 3, perché comunque già è stato masterizzato per il vinile, mentre nella parte dove si trova il ritornello avremo già un RMS sui meno 6 e i picchi sugli 0. Ovviamente così com'è non è possibile inserire questo master sul vinile per motivi di dinamica. L'opzione non consigliata ma che spesso viene utilizzata da chi fa cutting nelle fabbriche di vinile è quella di abbassare il segnale RMS in maniera assolutamente arbitraria. Per esempio abbassandolo di 9 dB il nostro mix potrà finire sul vinile mantenendo appunto un RMS vicino ai meno 10 con picchi più bassi. Ma sarà comunque meno dinamico di un mix fatto già con questi criteri. Perché? Perché le differenze dinamiche, quindi i picchi tra suoni forti e suoni deboli, sono più dettagliati nel mix che vediamo qui sotto. Non a caso, infatti, abbassando di 9 dB
il nostro master, avremo più o meno lo stesso risultato sonoro del nostro mix. Sentiamo il mix. Con il risultato che ora, mettendo in play, ascolteremo una differenza enorme sui side rispetto al mix generato senza overcompressione. Facciamo quindi caso ai bassi, ai side e alla profondità della batteria rispetto a quello preparato per il CD. Sentiamo. Questo è anche uno dei motivi per cui spesso il vinile viene indicato come supporto più dinamico, più caldo, più avvolgente rispetto al CD, perché c'è un problema di fondo relativo proprio al master del supporto creato. Ma veniamo ora alle modifiche che noi dovremo fare al nostro segnale. Abbiamo il nostro mix, lo inviamo ora nel bus dove la nostra catena effetti fa un piccolo dessing, l'equalizzazione che vi dicevo e la monotrasformazione delle frequenze basse sotto i 180 Hz. Originale. Abbiamo un grosso danno apportato al nostro mix. Questo è quello che potremmo trovarci sul vinile nel momento in cui applichiamo questo tipo di post lavorazione al master originale. Ed è questo il motivo per cui a volte siamo scontenti del risultato del vinile. Possiamo ovviamente ovviare a tutto questo in fase di mix, cercando di raggiungere un buon mix che sia compatibile con il vinile, oppure lavorando in altre modalità con altri plugin all'interno, con altri sistemi come vedremo. Adesso questo è il sistema, diciamo, normalmente utilizzato. Il problema grosso di questo brano è che ha dei bassi stereo molto lavorati, per cui ovviamente il momento in cui vengono trasformati in mono e quindi sommati tutte le frequenze basse da 180 Hz in giù, vengono annullate alcune cose e il taglio sulle alte risulta molto invasivo. Proviamo ora ad inviare la nostra traccia in un altro bus, il bus 2, dove abbiamo una catena effetti in cui io ho trasformato in MS il mio segnale e cancellato volontariamente le frequenze basse sotto i 180 Hz dal segnale side, quindi dalla parte side del mio segnale. Questo tipo di lavoro non sono costretto a sommare i due segnali left e right sulle basse, quindi cancellarli violentemente, ed il risultato cambia notevolmente. Ascoltiamo cosa accade ai side. Quanto ne soffrano i tom della batteria in questo caso. È un buon compromesso, quindi dovremo comunque scendere a compromessi per poter mettere questo tipo di mix sul vinile. L'alternativa, la terza alternativa che propongo, è quella di utilizzare altri plugin che lavorano più o meno nella stessa maniera, quindi lavorando sull'MS, ma avendo a disposizione più controlli di processing. Vediamo ad esempio il Vice DS1 utilizzato per attenuare le frequenze alte. Quindi tutte le frequenze che si trovano in questo range vengono controllate dal mio Vice DS1, forse il miglior limiter per mastering mai prodotto in plugin. Il segnale viene poi processato nel filter che farà dei tagli drastici sempre a 48 dB d'ottava tra i 20 Hz e i 15.000. Vediamo qui nello spettro ciò che viene eliminato. Le frequenze basse e le frequenze alte.
è meno violento rispetto all'equalizzatore di Studio One. Ultimo, ma non ultimo, il BrainWorks XLV2, uno dei miei limiter MS preferiti, in cui ho la possibilità di lavorare con un crossover sulle frequenze basse, ossia rendere mono le frequenze che si trovano dai 180 Hz in giù con un crossover sui 200. In questo modo non sono costretto a sommare troppo violentemente i miei segnali bassi nello stereo e quindi il risultato è molto più alla nostra portata. Perdo ovviamente stereofonia nei bassi, per cui perdo tutte quelle informazioni che ho lavorato volontariamente nel mix per poter avere questi bassi così particolari, ma è l'unico sistema che posso applicare per poter mettere poi su vinile il mio brano. Ascoltiamo le differenze. Questi sono i sistemi più pratici per poter mettere questo master su vinile. Ovviamente la cosa migliore da fare è pensare nella fase di mix questo tipo di interventi, perché comunque il nostro master non sarà mai effettivamente uguale sul vinile, che come vi spiegavo per problemi tecnici, quindi per limitazioni tecnologiche, non è in grado di riprodurre esattamente il mix che ho creato per la distribuzione digitale. Gli ultimi consigli fanno riferimento al tipo di supporto vinilico in particolare. Dobbiamo preparare il progetto del vinile su una durata che non superi i 22 minuti per facciata su un 33 giri. Ovviamente questi limiti possono essere leggermente superati, ma a discapito della qualità. Facciamo attenzione infatti perché proprio a causa della grandezza dei solchi che andremo ad incidere, spesso i nostri album preferiti non superano i 30 o i 40 minuti in totale. Adesso metterò una tabella comparativa relativa ai minuti e alla dinamica applicabile, per cui un 12 pollici, quindi un classico LP, può arrivare a circa 22 minuti su un 33 giri, mentre un 7 pollici a 33 giri dura 8 minuti e a 45 giri 6 minuti e mezzo. Ricordiamoci inoltre che questi valori sono riferiti sempre a 0 dB. Potremo raggiungere anche dinamiche superiori, quindi aggiungere tracce con volumi un po' più alti, ma dovremo ridurre il tempo di disposizione per facciata. Nella scheda vediamo il riferimento esatto. Questi sono i limiti imposti dalla RIA, quindi non arbitrari. Si può, come vi dicevo, forzare il minutaggio anche fino a 25 minuti per facciata, ma in questo modo andremo nella parte critica del disco, ovviamente nella parte centrale, dove perdiamo dinamica e inizia anche una certa distorsione sul materiale che viene inciso più internamente. Cerchiamo quindi, a priori, creare un ordine specifico in base alla dinamica dei brani. Ricordiamoci quindi, cerchiamo di posizionare quindi le canzoni più dinamiche e forti che possediamo nel nostro LP e anche quelle che hanno uno spettro più complesso, come ad esempio questo brano, all'inizio della facciata, quindi sulla parte esterna per intenderci, e quelle meno dinamiche e più tranquille verso il centro del disco. Il mio consiglio personale è quello di mantenere sempre uno spazio di un pollice tra l'ultima possibilità di registrazione e le tracce del disco. Certo, la facciata si riduce circa 15-17 minuti, ma il risultato è nettamente migliore. Questo perché le frequenze alte, dai 15.000 Hz in poi ovviamente, vengono attenuate gradualmente raggiungendo il centro del disco, anche di 3 o 6 dB. Questa è una scelta da fare, un compromesso a cui scendere tra arte e fedeltà audio. Alcuni mastering engineer possono anche decidere di non incidere l'ultimo pollice del disco per evitare di deteriorare il materiale inciso a discapito ovviamente della durata. Esistono poi anche dei processi molto più elaborati come l'half speed, in cui il vinile viene inciso a metà velocità per poter migliorare ancora di più l'incisione delle frequenze alte, ma soltanto alcuni studi lo fanno. Si consiglia ovviamente di creare un image file che contenga già la singola facciata. Il file immagine dovrà contenere quindi anche i silenzi e i crossfade tra le tracce, oltre all'ordine esatto delle song.
è super consigliabile chiedere una lacca di riferimento. Ovviamente è un sistema più costoso e bisognerà pagare un extra, ma avremo una prova certa di quello che finirà sul vinile, quindi controllare eventuali cambiamenti prima di procedere alla stampa. Anche nella fase di stampa ricordiamoci che le prime 100 copie suoneranno diverse dalle ultime 100.000 copie. Per cui per un problema di deterioramento del supporto di pressing. Questo poi è un altro parametro che va considerato nel momento in cui sì, acquistiamo un vinile o anche pensiamo di stamparlo. Con questi accorgimenti potremmo fare un buon master per il vinile, capendo proprio i limiti del disco. Forse non sarà identico al master che abbiamo faticosamente creato in fase di mix, sarà limitato in alcuni aspetti acustici, ma sarà comunque gradevole da ascoltare. Questa è anche la ragione per cui un master su CD ben convertito suona decisamente meglio di quello su disco. Con questo tutorial spero di aver creato un po' di chiarezza su alcuni aspetti. Spero di non aver contribuito alla disinformazione riguardo il supporto del vinile, quindi spero che questa lezione vi sia stata utile. Vi aspetto ai miei seminari, al corso professionale presso il mio studio e nei corsi online. Continuate a seguirmi su Facebook, YouTube e MusicOff. Non dimenticate di iscrivervi al mio canale lasciando poi i vostri commenti sotto. Ho da poco aperto anche un account Patreon per raccogliere fondi a sostegno della realizzazione dei prossimi video gratuiti. Trovate il link sempre nella descrizione. Ciao, a presto! We'll be right back.